Sindaco, allora la ASL 10 ha presentato il piano per la ristrutturazione di tutto l'ospedale Sergio Story. Com'è andata e qual è il commento del sindaco di Figline Incisa? Noi siamo soddisfatti per i risultati portati oggi dall'ASL perché il progetto è convincente. Quello che interessa ad oggi è togliere il velo di incertezza che ha caratterizzato per troppo tempo e per troppi anni l'azienda e il presidio di Sergio Story. Quindi quello che vogliamo sono tempi celeri perché ci siano rassicurazioni sull'inizio dei lavori, progettazione esecutiva speriamo entro i primi mesi del 2015 e inizio dell'esecuzione dei lavori, quindi gara d'appalto per i lavori già nel 2015, in maniera da poter riuscire per i primi mesi, come detto proprio dall'azienda, del 2017 ad avere l'intervento sul primo stralcio, tutto il piano terreno concluso. Questo significherebbe per noi aver garantito il presidio per davvero, forse questa è davvero la volta buona per la quale possiamo dirlo effettivamente. Rimarrà sempre comunque un ospedale 5 giorni su 7? Questo ospedale non è già adesso 5 giorni su 7, questo ospedale ha un pronto soccorso H24 7 giorni su 7, ha una chirurgia invece programmata per i 5 giorni della settimana, dal lunedì al venerdì. Noi vogliamo mantenere assolutamente il presidio in queste sue caratteristiche, anzi pensiamo che con questa ristrutturazione possa trovare ragioni di potenziamento con ulteriori specialisti che verranno introdotti, a partire dall'oculistica in collaborazione con l'ASL 8, proseguire poi con il centro per i disturbi alimentari e con altri possibili potenziamenti che verranno nei prossimi mesi, spero analizzati dall'azienda sanitaria.